Qual è il contesto generale e di settore nel quale si colloca questa piattaforma? Da un punto di vista generale, direi chiaro e evidente a tutti che la pandemia, non solo ha stravolto la vita delle persone, di noi tutti, sono venuti fuori, se mai ce ne fosse stato bisogno, i temi della diseguaglianza, della devastazione ambientale, dello strapotere finanziario, del calo di produttività, il tema dei giovani, dell'assenza di politica industriale e puntini, puntini, puntini. Tra l'altro, aggiungiamo anche quello a cui stiamo assistendo praticamente tutti i giorni da settimane, se non da mesi, per quanto riguarda l'attacco al mondo del lavoro, no? Vogliamo parlare dei casi GKN di Bisenzio a Firenze, vogliamo parlare di tutti quei casi in cui avvengono licenziamenti collettivi su piattaforma Zoom o Team. Questo è quello che sta caratterizzando oggi questo modello di sviluppo di cui la pandemia ha messo per l'appunto a nudo tutti i limiti e tutte le criticità. Ora, con il PNRR è ovvio che noi abbiamo un'occasione storica per cercare di indirizzare su binari diversi questo modello di sviluppo, no? Su binari cosiddetti sostenibili. Perché? Perché andiamo incontro al più grosso piano di investimenti pubblici dal secondo dopoguerra ad oggi. Quindi c'è la possibilità concreta di poter immaginare, di poter lavorare tutti quanti per un modello di sviluppo diverso che metta al centro il valore del lavoro, che metta al centro la giustizia sociale, che metta al centro l'ambiente, che metta al centro gli investimenti pubblici specificatamente per quanto riguarda la sanità, che metta al centro i giovani. Questo però cosa comporta? Comporta e richiede un coinvolgimento vero, un ascolto vero e concreto da parte delle organizzazioni sindacali di questo paese che possono e devono giocare un ruolo importante sotto questo punto di vista. E qui arriviamo alla, diciamo, dialettica col governo che si è sviluppata, diciamo, in queste settimane, in questi mesi, in cui le organizzazioni sindacali giustamente rivendicano di poter giocare la loro parte nel cercare di condizionare, diciamo così, il percorso, indirizzare il percorso per un nuovo modello di sviluppo. Da un punto di vista invece di categoria, allora qui siamo alle prese più in generale con vertenze molto, molto complesse che attengono tutti agli aspetti occupazionali, al tema delle esternalizzazioni, vale per le banche e vale per le imprese di assicurazioni, no? Per quanto riguarda le banche è sotto gli occhi di tutti, sono sotto gli occhi di tutti le vertenze BNL, BPER, Monte dei Paschi.